Buongiorno Festival, buongiorno Locarno, è il secondo giorno, quello in cui partono i concorsi e la corsa al Pardo d'Oro. Lo starter non può che essere il direttore artistico Giona Nazzaro. E anche oggi partiamo dal film. Il primo film di cui voglio parlarvi oggi è 5 Hectares, il nuovo film di Émilie Deleuze, interpretato dal nostro presidente di giuria, Lambert Wilson. Si tratta di una commedia che mette in relazione il desiderio tutto mentale di un intellettuale cittadino di andare a vivere in campagna e le sfide reali che la campagna pone a chi la idealizza. Apriamo le danze con il concorso e per la prima volta da quando realizza film, Quentin Dupieux ha accettato di partecipare a un concorso internazionale. Chi ha la memoria lunga lo sa, è stato anche in Piazza Grande con un suo film, il magnifico Rubber. In concorso a Locarno quest'anno Dupieux viene con Yannick, una commedia che riflette sul ruolo dello spettatore e dei creatori. Ci auguriamo che anche voi possiate divertirvi con questo film così come ci siamo divertiti noi. Leonardo Di Costanzo non ha bisogno di essere presentato, è uno dei maggiori registi italiani e internazionali, ma il suo nuovo film, Procida, è un'autentica scoperta. È un film che lui ha realizzato con gli allievi di una scuola di cinema, una riflessione fra passato e presente su quello che significa documentare un luogo e come questo luogo cambia. Di Costanzo ha sempre attribuito un grande valore alla trasmissione di come si insegna a qualcuno a fare cinema. Frédéric Mermoux torna in Piazza Grande e ci presenta La Voix Royale, il suo nuovo film prodotto da Bondapart. È la storia di come si intreccia il desiderio di studiare con le esigenze del quotidiano. Una commedia, ma anche un film drammatico che Mermoux conduce con la maestria di un autore attento a tutte le sfumature della vita, da quelle più leggere a quelle più drammatiche. La conferma di un autentico talento svizzero. Italiano, cresciuto in Svizzera, vincitore di premio Oscar. Pietro Scalia ha cambiato il concetto di come si monta un film. Ha lavorato con Bernardo Bertolucci, Gus Van Sant, Ridley Scott, Michael Bay e tantissimi altri. Pietro Scalia è il nostro Vision Award Ticino Moda. È un grande onore accogliere un artista del suo calibro a Locarno, un artista che ha cambiato il modo di percepire il lavoro del cinema, il montaggio e che ha un legame così forte con il nostro territorio. Il direttore ci ha raccontato l'inizio del concorso internazionale, ma oggi inizia anche l'ondata pacifica e meravigliosa dei cortometraggi, quindi della sezione Pardi di domani, una delle più amate del Locarno Film Festival, con concorso nazionale, concorso internazionale e corti d'autore. Prima però, tra pochissimo, alle 10:30, al Forum Spazio Cinema, una conversation sul futuro del cinema. A dialogare, a parlare, saranno il professore dell'USI dell'Università della Svizzera Italiana, Kevin Billy, e chi invece la storia del cinema l'ha già scritta, Tsai Ming Liang, pardo alla carriera di Locarno 76. E per tutto il resto, parola alle immagini.